Salve a tutti, io sono Loaf Dog e bentornati a Rise of the Ronin. Dobbiamo recarci al tempio Kiyomizu-dera per fare delle trattative. Come direbbe il Dottor Strange, sono venuto a patteggiare. Posso chiedere a voi due di andare a parlargli? Dubito che ascolterebbe volentieri se un nemico come me bussasse alla sua porta. Effettivamente, però potrebbe deriderti della tua situazione e quindi diventerebbe una... Allora... una trattativa più allegra, no? Ah, esatto. Sembra che il vecchio sacerdote del tempio Gesho fosse molto legato a Saigo. E ho sentito che oggi è l'anniversario della sua morte. Ah, e forse non è il caso di interromperli in questo momento, no? Come sai tutto questo? Me l'ha detto una geisha che ha clienti tra i Satsuma. Pare sia morto nell'epurazione Ansei, cioè, durante la quale... Se fosse da credere, Rise of the Ronin... Il 99% delle informazioni ottenute, sia dallo sciogunato che dalla fazione espulsionista, vengono dalle mignotte. Cioè, per carità, persone molto scaltre, ma fino a questo punto non lo so. Come pensi sia meglio affrontare la questione? Non sarà facile, ma se sarete onesti e gli farete capire che è tutto nell'interesse del paese... Sono certo che cambierà idea. Tanto sembra essere un vizio qui. Va bene. Bene. È ora di entrare. Se sei pronto, lo sono anche io. Ci caccerà se facciamo irruzione. Meglio aspettare il momento giusto. L'area qui... Quando faranno la visita guidata, dici? Concentriamoci sul trovare... Dobbiamo comprare il biglietto, però, prima. Vale come missione e mi rimane il nonnino. Sì, sì, va bene così. Recati da Takamori Saigo e sconfiggi i formidabili, come al solito. È il mio momento, eh? Lo dici sempre, ma poi sto momento non arriva mai. Ah, ok, perché ho scoperto il tempio. Dicevo, cacchio, ho aumentato il livello dell'area perché ho pugnalato uno nella schiena. No, no, no. Nondo! Huh. No, dov'è? Chi è? No, Ciccio, mi puoi cambiare? Ecco. Ah, era lui, ok. Guarda le lucciole come brillano. Bel lavoro. Grazie, grazie. Ghette da samurai. Ghette per ghette. Ecco, stavo per dire, ma da dove si sale? Meno male che ci hanno piazzato tanti posti per il rampino. Con chi stai parlando? Cioè, chi è che ha parlato, più che altro? No, sul serio. Mo'. Non era il monaco, vero? No. Beh. Guarda lì, se la spassano, se la ridono. Dai, dai, ridete, ridete. Oh oh. Non è più tanto divertente, giusto? Dov'è l'altro? Oh, ce n'era un altro. Ah, erano due. Fa piacere. Dai, che l'ultimo lo sistemiamo insieme, Ryoma, che ovviamente hai bisogno di una mano. Addirittura il nemico normale che mi tira fuori il potere di Zeus. Il potere in realtà di chi? Di Susanoo, forse? Non sono sicuro. No, Susanoo era i venti, vero? Non era dell'elettricità. Dei dell'elettricità. Forse quelli lì Minakata... O come cacchio si chiama? Poi ce ne sono un miliardo, me ne dimentico anche, ovviamente. Vai, vai. Ok. Che poi, ovviamente, più che dei dell'elettricità, dei dei fulmini. Perché all'epoca, giustamente... Per quanto, chissà se nel credo shintoista, che comunque all'epoca era sicuramente più diffuso che adesso, e...
con la conoscenza comunque dell'elettricità, perché all'epoca sì che l'avevano scoperta e già impiegata. Chissà se c'è stato un aggiornamento della definizione. Dice Dio dell'elettricità. Sono ragionamenti ovviamente molto relativi, però divertenti da fare. Oh, vai vai. Guardalo come fa le capriole. È arrivata la ballerina, toh. Balla nell'aldilà. Ah, cos'è successo? Che poi non abbiamo appena detto... Cioè, Ryoma non aveva detto non dovremmo irrompere... E tecnicamente gli stiamo assassinando tutte le truppe? Ora che ci penso potrebbe incazzarsi un attimino, Saigo. Vabbè, oh. Diciamo, non l'ho fatto con cattiveria, questo è il mio stile. Ah, ti vedo. Ti vedo, ma forse tu non vedi me? Invece sì. Però, troppo tardi per lui. Eccoci qua. È quello il tempio, vero? Karma convertito. Ah, la vedetta, la vedetta. Forse vede anche questo. Già. No, no, non è successo nulla. Ho suonato la campana, vero? Per questo sei incazzato. Non tanto per lo sparo in sé. No, ma dai, l'avevo premuto. Vabbè. Ok. Ok, dai, non sono stati aggrati tutti. Bene. C'è modo di salire lassù? Sarebbe molto figo. Sì, c'è. Vai. Ok, prima di salire ancora di più facciamo questo servizio che è molto utile. No, l'altro. Ok, di nuovo lui. Ah, non m'ha visto. Se ti vedono assassinare un altro dopo che gli hai dato la botta, ritornano in stato di shock. Ok, intanto i formidabili ci lasciano. Sì, dai, voglio salire fino in cima. Questo è uno dei miei tic. Devo per forza salire in cima a tutte le torri che vedo. Sali? Altre due. Più su. Dammi più potenza. Oh, ce l'abbiamo fatta. No, non posso salire sull'antenna qua. Vabbè. Allora, altri nemici ce ne sono anche. Però, volendo, potrei buttarmi lì, credo di raggiungerlo comunque. Anche se, adesso che ci penso, ho tipo uno zoom. Vabbè, ho la telecamera, ma... lì è da... Mica è da dove siamo venuti. Sì che lo è. Allora non ha senso andare là, devo... Ok. Bene che ho guardato. Baby. Ehi, assassino volante. Prendilo. E voilà. Risolto in men che non si dica. Guardate che bel cielo stellato poi. Allora, si accende qui l'ultimo e si va a parlare col nostro Saigo, che ovviamente è un uomo di pace e diplomazia e non dirà: oh, voglio prima testare le tue abilità in battaglia. Non lo farà, vero? Non l'ha mai fatto nessuno. Sono tutti così pacifici qui. Ok, non è qui. Ma non è neanche qui, esatto. Quindi come la mettiamo? Da quest'altro lato c'è una porta? No. Ok, lì l'hanno murato.
hanno murato, ma forse si può andare di qua. Sì, ah ok, c'è un'entrata lì. Prima di andarci però... E si può aprire dall'altro lato, ti pareva. Ah, meno male, dai. Entra. Ehi. Che cosa abbiamo? Rivoltella di Luan. Guanti d'arme. Va bene, nulla di troppo interessante, ma durante le missioni, ve l'ho già detto, non danno ricompense molto fighe. Effettivamente, quando abbiamo trovato l'armatura di Yasuke nello scorso episodio... Ah, la ragnatela. È stato l'unico drop figo da un baule all'interno di una missione. Mi chiedo cosa consiglierebbe Gesh. Beh, ti lascio riflettere. Già, solitudine. Vai, vai, Okubo. Non ti intrattenere. Non vorresti essere scortese, vero? Scusate, se qui si scende, no? E va bene. Ma di qua dove si va? Su? Ok, strano. Strano ma utile. Bene. I barili hanno attutito la caduta. E allora, Mr. Saigo... Ah, neanche filmato, proprio direttamente. Ammazzate. Ok. No! A lui non interessa molto, direi. Fra l'altro, c'era il piccolo appunto del fatto che Saigo sia di... Non avevo lo slot dei medicinali equipaggiato, va bene. Dico, c'era il piccolo appunto che nessuno mi aveva detto che il signor Saigo è di 2,5 metri, ma... Ok, adesso ce l'ha con Ryoma. Ah, ma io posso fare così, me lo dimentico sempre. Vai, vai, vai. No, 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 non te lo permetto. E vai a fuoco anche. Ci vorrà Ben Affleck. Dai. Bella questa, bella. Ma non basterà, infame che non sei altro. Oh, guardatelo. Vabbè, chi è questo? Chi è questo? Tsun! Ah, Tsundere, vieni qua, Tsunderina. No, no, no. Voglio eliminare prima il cane. Ma mannaggia, non mi lascia. Oh no, sono morti tutti e due. No, 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 no. No, sì, sta benissimo, non ti preoccupare. Vai, vai. Toh. Uff. Sì, dai, respira ancora anche il cane. Con qualcuno che non vuole uccidere. L'hai capito? Dunque, non avevate detto che volevate parlarmi. Ma vaffanculo, vai. Ferma la ritorsione sui Choshu. Basta con queste lotte inutili. Ah, non ci avevo pensato. I Satsuma non volevano iniziare una guerra. È stata una scelta dello shogunato. E voi li seguite perché? Voglio parlare con te, non con loro. I Choshu hanno tratto la spada per primi. E dopo gli eventi di Kyoto, dovevamo agire. Senti, capisco la posizione di Satsuma. Ma... La sua testa è grande quanto il torso di Ryoma. Che cosa intendi? Devi unire le forze con i Choshu. Unisciti ai Choshu e cambierete il Giappone. Cambiare il paese? Ma cosa vai dicendo? Saigo, so che in cuor tuo sei d'accordo con me. I Satsuma possono compiere certe imprese solo a fianco dei Choshu. Vuoi marciare a fianco dei nostri nemici giurati? Questo tecnicamente lui è di Tosa, quindi non c'ha neanche a che vedere. Eppure può succedere. Se decidiamo di volerlo. Ma prima devo scusarmi. Mi dispiace di non aver messo fine al conflitto prima. Katsura dei Choshu. Uccidetelo subito. Se indossi
non badare a questi. Era di mia nonna, lascia perdere. Sono sicuro che il mio animo resta immacolato. Come avrai già sentito, dobbiamo mettere da parte le differenze. A costo di smuovere mari e monti, dobbiamo cambiare il Giappone. No. Bong, una randellata in testa. Capisco. Accetto la proposta. Però è stato veloce. Cioè, io mi metto anche nei panni dello shogunato. Sti qua si vedono alleati diventare nemici, nemici diventare alleati e poi di nuovo nemici. E allora, cioè, da parte loro sono tipo, che cazzo sta succedendo? Di porre fine al massacro. Allora è deciso. I Choshu e i Satsuma si uniranno. Ehi. E noi ne saremo i fortunati testimoni. Sai, ho sentito che in Occidente bisogna prendersi e stringerla. E giustamente. Forse. Giustamente non era l'usanza loro. Saigo, non vedo l'ora di lavorare con te. Altrettanto. Oh, oh, ci siamo. Forse, forse abbiamo trovato un'alleanza duratura. L'alleanza Satsuma Choshu. Legame con Saigo, certo. E il cane, oh. Wow, addirittura. Nakamori Saigo, grazie a Ryoma, si oppose agli ordini dello Shogun e annullò l'attacco dei Satsuma ai Choshu. In seguito, i Satsuma e i Choshu si avvicinarono e strinsero un'alleanza volta a rovesciare lo shogunato. Adesso alle dipendenze dello shogunato sono rimaste solo le varie forze di polizia e basta praticamente. Cioè, a un certo punto ci credo che hanno perso. Ti avevo detto all'epoca? Ti avevo parlato del mio sogno grande quanto l'intero oceano. Che? Oreo? Sì, Oreo. Qui non è quando arrivavano... esatto. Cacchio, uguale uguale a Like a Dragon Nation. Vabbè, l'altra parte è successo veramente, quindi... Brava Oreo. Non pensare di poterci scappare. Nell'altro gioco ti dissi che eri un infame, qui ti dico invece grazie, brava. Rassegnatevi! E verrai ricompensata. Se ne usciremo vivi, ovvio. Boh. Bravo. Cazzo, l'hanno tagliata la mano. Ah sì. No, dai, non mi puoi uccidere, Oreo. No. No. Ah, ok. Volevo ben dire. Solo un graffio. Non temere. Il protagonista, dopo che gli sparano un colpo di cannone al petto. Nessun problema, Ryoma gli tagliano la manina. Oh, è solo un graffio. Ottimo piano! Che gran bel guaio! Via libera? Ne hanno davvero inviati solo 4? Non avevano molta fiducia nelle nostre abilità. Meglio per noi. Attacco alla locanda Terada, Ryoma Sakamoto si rifugiò presso il clan Satsuma. Questa volta sono stato fortunato. Per il momento dovrò affidarti le redini di tutto quanto. Per il momento? Sono io che porto avanti tutta l'operazione. Ecco, l'unica cosa di cui posso dartene atto è che effettivamente seguo le tue direttive. Cioè, dove tu dici di andare, vado anch'io, ma giusto per...
perché altrimenti non saprei proprio come muovermi. Allora, abbiamo fatto un altro amichetto. Amichevole veramente. Ma tu guarda. Punti fascino più uno. In realtà, la roba dei punti, voglio un attimo controllare a che punto siamo. No pun intended. Allora, esatto, perché io dei rami dove sono arrivato al 100% posso tramutarne i punti specifici in punti generici, che mi permettono di avanzare più velocemente nelle altre categorie. Quindi, sì, io voglio completare l'intelletto, perché poi vedete quanti punti ce n'ho. Cacchio, 9. 9 e qui 8. Vabbè, allora. Boom. Prossimi 9 punti qui. E poi, appunto, tutto il resto dell'intelletto che abbiamo verrà tramutato in punti base, che dovranno essere spesi per queste due, che ho lasciato vuote perché, sinceramente, bombe e shuriken, avete visto, non sono nel mio stile. E poi avremo completato l'albero delle abilità. Ma guarda un po'. Fumisugi ha bisogno di aiuto. Tu chi sei? Però dai, vestito bene l'amico. Parla del futuro con Katsura. Ehi, Koso! Sei tu? Sì, sì, sei tu. Kiyotaka Kuroda, certo, ovviamente. E non gli posso chiedere niente, quindi va bene così. Tanto siamo già amici per la pelle. Abbiamo finito. Che significa la bandiera verde? Non erano mai state colorate prima. Cioè, questo dà una mano all'anti-shogunato? Ehi, queste sono merci proibite. Temo proprio che dovremo conquistarci. Porca vacca. Ho fatto una cazzata. No, cioè, io poi che confondo L2 con R2, no. Ascolta. Oh, bella così. No, dove è andato? Ha ripreso subito la stamina. Vabbè dai, facciamoli fuori alla vecchia maniera che è meglio. Ecco qua. No, 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 caro. È facile attaccare un nemico senza stamina, eh. No. Ok, ok, bella giocata. Mai considerato questo? Ah, per forza che non riconoscevo più le mosse, mi è tornato nel Mumio Ryu. Mannaggia, ti dico, stile del Kihei Tai, mi devi lasciare lo stile del Kihei Tai. Orca. Sti scontri randomici si stanno facendo un po' più tosti del previsto, eh? Eh sì, zio, dopo quante ne vuoi fare di combo, eh? Oh, che volo! Ed è atterrato in piedi, sto signore è un gatto. Toh, finalmente, mannaggia bastardo, vieni qui. Becca! Allora, signore, tutto a posto? Mi hai salvato la pelle, ecco, tieni questo. Sì, purtroppo la merce è stata distrutta, ma ehi, un piccolo danno collaterale che può capitare perché... Sì, anti-shogunato più, guardate là. Vabbè, d'altra parte adesso siamo di nuovo anti-shogunato, vero? Oh, chi è? Cioè, ho salvato il gatto e si sono spaventati tutti. Oh, avrò rilasciato qualche demone che era stato sigillato all'interno del corpo del micetto. Allora, torniamo lassù. Parliamo con Katsura e vediamo un po' cosa si può fare per sto benedetto Giappone. Il momento cruciale si sta avvicinando, questo è sicuro. Non so se culminerà piuttosto in una lotta con la nostra altra lama gemella o con qualcuno che non conosciamo, se magari con lo shogun stesso. Mi meraviglia di non aver ancora incontrato l'imperatore, se è per questo. Però appunto non avrebbe senso combatterlo adesso, quindi... Allora dimmi... Ryoma è riuscito ad andar via senza problemi? Mi dispiace non essere stato presente. Lo credo. Ora, non possiamo ignorare quanto successo alla locanda Terada, ma non sappiamo come sono andate davvero le cose. In che senso? Non lo so nemmeno io, menzogna. Ma io non lo so davvero.
arriveremo in fondo a questa storia. Qualche idea sull'accaduto? È stata la Shinsengumi, senza dubbio. È abbastanza senza dubbio, sì, però d'altra parte... Ma vabbè. Kondo e Ishikata erano fuori Kyoto per servire lo shogunato. Ah, ok, dici è stata la Shinsengumi, ma qualche sezione ribelle. Se fossero il colpevole in quanto alleati, scatenerebbero le ire dello shogunato. Ed è qui che entri in gioco tu. Vogliamo che ti infiltri nella Shinsengumi. Di nuovo. Per cercare il colpevole dall'interno. Non so se mi accetteranno, La questione al giudizio di Katsuki. Sì, per carità, ma... Potrebbe esserci dietro la mia lama gemella. Io ci sto. Non so se è una buona idea. Sapevo che l'idea ti sarebbe piaciuta. Sapevo che ti sarebbe servito andarci e quindi ti fotti, devi farlo per forza. E dato che sei stato tra le loro fila, anche se per poco, non dovresti destare sospetti. E invece proprio per questo motivo io sarei del parere contrario, vedi? Non si ricordano ancora di te, ma con un piccolo travestimento sarai come un'ombra, vedrai. Ah, fai come certo. Vieni al tempio Nishiongachi. Cioè mi devo vestire come un barbone. Bisogna prepararsi per l'iniziazione. E secondo te risolvo, va bene. Adesso ci inquadra nel prossimo frame, abbiamo tipo i baffoni a manubrio e degli occhiali con la spirale dentro. E dice, beh sì, non ti riconoscerà nessuno. Parla con Katsura al tempio Nishihonganji. Senti amico, con te non ci ho parlato. No, tutto a posto, però volevo sapere un po' di te, sai. Cercherò di risponderti come posso. Con le parole va bene. Ti piacciono i cani, vero? No, parli cioè, guardatelo. È adorabile. Oh, sì. Nessuno si è mai entusiasmato così per una conversazione. Faccio passeggiare ogni giorno. Cioè, veramente lo adoro il suo cane. Anche alla principessa Tsuko piacevano i cani, sai. Ma ho sentito che da sì, me l'ha detto anche lei, sì. Gioca solo con i gatti. Preferire un gatto viziato. Esatto, quella era un'espressione proprio di schifo. Gatti. Che assurdità. Ho notato che non usi spade. Quando ero piccolo, dopo essermi ferito al braccio, ho appeso la lama al chiodo. Ma le spade mi piacciono molto. In realtà le colleziono. Onesto. Non solo mi sono state donate da lord e nobili, ma a mia volta le ho persino... Beh sì, sembra giusto. D'altra parte, se non le usi... Quindi, se dovessi imbatterti in un bel modello... Mostramelo. Oppure, se tu hai un bel modello, dammelo e facciamo prima, no? Lascia stare. Capito. Sì, tanto avremo modo di aumentare il legame con lui, con i combattimenti simulati e altre robe del genere. Invece qui abbiamo lui. Molto piacere. Sì, molto lieto. Vediamo, voglio un po' esplorare sto piccolo tempio qua, cioè in realtà questa villa, per vedere se c'è qualcun altro, ma mi sa di no. Forse Katsura, ma non lo... No. Come stai? No, non lo vedo, non c'è Katsura, ok. A meno che... Non di qua. E neanche di là, va bene, ok. Me lo son perso. Sì, niente Katsura in giro. Va bene, allora era solo questa la villa, ci sta. Cos'altro abbiamo da fare? Dov'è che è la missione? Bella lontanuccia. Va bene, si va a piedi perché non abbiamo ancora esplorato la zona. Quello lo farò dopo il prossimo episodio. Così mi completo la sequenza di episodi e poi libero tutta la zona. E a quel punto tecnicamente dovrei anche sbloccare dei trofei, perché non ci credo che raccogliendo tutti i collezionabili davvero non ti diano un bonus. Comunque avevo dato un'occhiata molto veloce ai trofei che c'erano. Scusate, nel frattempo facciamo questo. Ai trofei del titolo, credo che dovremmo essere in grado di platinarlo per la fine del gioco. Sì. Fudo-zan il disgraziato. Ah, è un latitante.
Vuri? Hai detto Vuri? Oh, becca! No, stavolta ho beccato io. Ho beccato io, sono beccato, mannaggia. Oh. E Fudasan va al tappeto, da disgraziato qual è. Lui arriva coi pugni alzati, che tesoro. Dov'è l'ultimo? Dov'è? Aspettate, là dentro. Però io intanto aprirei il deposito. Bene. Che questo vale come collezionabile comunque. Libro straniero. Bene, bene. Per Higashichi. Che tra l'altro non so neanche se sia presente qui a Kyoto. Devo dire la verità. Higashichi... centro tecnologico... non lo vedo. Però magari devo liberare le zone. Oppure deve passare un certo periodo nella storia. No. No. R2. Ehi là. Latitante flambé. E si va tranquilli. Va bene, dai. Allora... io termino qui l'episodio e noi ci vediamo al prossimo direttamente alla nostra destinazione. Pronti a parlare con Katsu. Ah, ecco perché non c'è. È già al tempio. Va bene. E allora vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Da Loof Dog è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.